poi la giornalista Angela Rapazzi di Conto di Vino, a cui gli diamo un po' un giudizio su questa partita e sul risultato finale. Io ho visto un Aversa che ci ha messo un gran cuore e un Cosenza molto concreto, che ha sfruttato due delle tre o quattro occasioni che ha avuto e è andata così, insomma. Però è stato molto, molto concreto. La normale del primo tempo l'ha impressionato tanto? Sì, ha giocato, secondo me ha giocato davvero bene il primo tempo. Poi si è lasciato un pochino andare e ha pagato questo scotto. Le sembra che i cosentini siano passati in vantaggio su un gol fortunoso? Sì, sicuramente l'azione è stata fortunosa. Hanno meritato. Poi dopo ha meritato nel secondo tempo. Il primo tempo l'Aversa, secondo me, se l'è giocata decisamente alla pari, ha avuto la pecca di non finalizzare. Ringraziamo la gentilissima giornalista. Grazie a voi. Arrivederci.